Ciao ragazzi e bentornati alla nostra consueta rubrica sul mondo dei giochi da tavolo, rubrica che viene portata avanti sempre grazie a Games Time e a Giochi Uniti. Ed oggi quindi ci occuperemo, come potete vedere, di un altro gioco, un gioco differente, un gioco di carte, ossia Midnight Brunch, un gioco da 3 a 7 giocatori della durata comprensiva media di 30-40 minuti. Gioco semplice sia nelle dinamiche che nella strutturazione, ma che comunque risulta essere profondo ed interessante. Obiettivo di ogni giocatore sarà quello di organizzare il miglior brunch di mezzanotte per mostri e quindi dovremo procedere attraverso varie fasi, nella prima delle quali dovremo aggiudicarci appunto i mostri più fichi, diciamo così, quelli dal punteggio più alto, proprio per cercare di avvicinarci a un valore di 15. Dopodiché dovremo utilizzare quel valore per concorrere in una sorta di asta al ribasso per cercare di aggiudicarci i cibi più gustosi, quelli che poi concederanno ai giocatori i punti reali per poter vincere all'interno di 6 manche di gioco. Ma prima di sviscerare i dettagli, parliamo un attimo delle componenti. Il nostro gioco è un gioco di carte, quindi oltre alla scatola di gioco e al libretto di istruzioni troverete vari mazzi per un totale di 155 carte di gioco. E tutte sono caratterizzate da un'estetica molto graziosa. Avremo quindi un totale di 68 carte mostro. Questo mazzo andrà opportunamente mescolato prima di cominciare la partita e al suo interno troveremo rappresentati vari mostri. Ogni carta infatti sarà contraddistinta dal disegno del mostro di riferimento e dal suo valore in punti. Come potete già vedere, abbiamo anche una carta con un valore molto particolare, la carta fantasma, ma su questo entreremo più avanti. Oltre alle carte mostro avremo anche le carte brunch, che rappresenteranno proprio i dolci messi in palio in ogni turno. Ogni carta sarà quindi contraddistinta da un colore, dal disegno del dolce di riferimento e soprattutto dal punteggio reale della carta. Questi valori rappresenteranno i veri punti di gioco, quelli che dovremo accumulare all'interno dei 6 turni per aggiudicarci la vittoria nella partita. Ed oltre questo avremo la carta che rappresenta il primo giocatore e i mazzi di carte che ogni giocatore avrà a disposizione per l'intera partita, rappresentati ognuno da un colore diverso. All'interno del proprio mazzo ogni giocatore troverà 3 carte Midnight, carte utili a far variare il punteggio dei mostri in proprio possesso durante la prima fase di gioco, e delle carte ordinazione che ancora una volta rappresentano i dolci, carte utili nella seconda fase di gioco per scegliere in modo coperto su quale dolce vogliamo puntare. Il gioco si organizzerà all'interno di 6 turni, ed in ogni turno ci ritroveremo a ripetere alcune azioni. Partendo dal primo giocatore che rappresenta il padrone di casa, verrà distribuita una carta coperta per ognuno dei giocatori. In questa simulazione ne immaginiamo 5. Carta che in questa fase di gioco sarà conosciuta solo dal suo proprietario. Dopo la distribuzione della prima carta, partendo sempre dal padrone di casa, ognuno avrà una scelta. Potrà chiedere un'ulteriore carta mostro o chiamare il brunch, la fine del suo turno. Nel caso lui chieda una carta mostro, verrà rivelata una carta mostro, appunto. L'obiettivo di ogni giocatore sarà quindi quello di avvicinarsi il più possibile al valore totale di 15, tra le carte mostro a terra rivelate e la sua carta coperta. Questa fase continuerà per ogni giocatore fin quando tutti non avranno chiamato brunch, ossia si riterranno soddisfatti del proprio punteggio. Nel turno di gioco, dopo aver dichiarato il proprio brunch, è però possibile utilizzare anche una carta Midnight su un singolo mostro. Suddette carte Midnight hanno vari effetti. Possono far diventare il valore della carta negativo, quindi se abbiamo un 5 si trasformerà in un meno 5, possono raddoppiare il punteggio della carta o possono annullarla completamente. Le carte Midnight possono essere giocate su tutti i mostri, con l'esclusione del fantasma, che rappresenta un po' un jolly. Qualora infatti riceverete nel vostro mazzo una carta fantasma, il valore che questa carta rappresenterà sarà quello del mostro a più basso valore o di quello a più alto valore nel vostro mazzo. E proprio perché il fantasma non va d'accordo con le carte Midnight, non potrete applicare su di esso nemmeno il valore delle carte mostro su cui avete giocato carte Midnight. Come dicevamo, questa fase quindi andrà avanti fin quando tutti i giocatori non avranno dichiarato il brunch e saranno soddisfatti del valore dei propri mostri. Cosa importante, anche le carte Midnight in questa fase di gioco verranno mantenute coperte. Dopo che tutti hanno detto brunch, si passa quindi alla seconda fase di gioco. A questo punto ogni giocatore dovrà quindi decidere quale dei vari dolci delle carte brunch rivelate a inizio gioco vorrà provare a mangiare. Per farlo sceglierà la corrispettiva carta ordinazione e la posizionerà coperta accanto al proprio mazzo. A questo punto è importante sapere che nella scelta del dolcetto potremo quindi competere con gli altri giocatori. Ecco che quindi cercare di farsi due calcoli sulle carte sul tavolo potrà essere utile.
A tal proposito potete vedere che il giocatore verde ha scelto di giocare anche una carta Midnight, sempre coperta, sulla sua prima carta mostro, proprio quella coperta. Questo ci mette in una situazione difficile dal punto di vista del calcolo, perché noi non sappiamo quale valore starà assegnando questa carta Midnight e a quale carta. Quando tutti i giocatori avranno scelto la carta ordinazione, si procederà a rivelare tutte le carte di gioco. L'assegnazione dei dolcetti partirà da quello di minor valore. In questo caso nessun giocatore ha scelto di concorrere per questo dolcetto. Possiamo dire la stessa cosa per il dolce verde e per il dolce viola un solo giocatore ha scelto di competere, ossia io, il primo giocatore nonché padrone di casa. Essendo l'unico giocatore ad andare su questo dolce, pur avendo superato il valore di 15 e quindi avendo un punteggio decisamente negativo, con un 18 mi aggiudico comunque un dolce di buon valore. 6 punti per me. Passiamo al dolcetto giallo. Qui la competizione comincia a essere interessante. Infatti a giocare su questo dolcetto abbiamo sia il giocatore rosso che il giocatore viola. Il giocatore rosso ha scelto di attribuire al fantasma il suo valore più alto, quindi 5. In questo caso quindi il suo punteggio complessivo di valore mostri è 12. Il giocatore viola ha invece scelto di attribuire una carta Midnight al mostro dal valore 3, attribuendo quindi un valore complessivo a questa carta di 6. E se a questo aggiungiamo il suo secondo mostro con un valore di 7, il risultato complessivo risulta essere 13 ed è quindi lui ad aggiudicarsi il dolcetto giallo. Lo sconfitto potrebbe ancora aver diritto a qualche punto, infatti andremo a verificare le precedenti carte che non sono state raccolte da nessuno. Ecco che quindi si aggiudicherà il dolce dal valore di 3. Per quanto riguarda il nostro dolce più ambito, il rosso, ancora una volta due giocatori cercano di accaparrarselo. Il giocatore giallo, che ha totalizzato un punteggio di 14, ed il giocatore verde, anche lui ha totalizzato un punteggio di 14, ma per farlo ha dovuto utilizzare la carta Midnight che ci permette di annullare una carta in gioco, annullando quindi il suo 8 che l'avrebbe portato a un valore troppo alto. Abbiamo quindi un pareggio. In caso di pareggio, il giocatore che ha giocato una carta Midnight risulta il perdente. Ecco che quindi il 9 andrà al giocatore giallo, e per il nostro giocatore verde non resterà altro che il dolcetto dal valore più basso, quello blu. A questo punto si scarteranno tutte le carte utilizzate e si prepara il prossimo turno di gioco, rivelando le nuove carte branch ed assegnando il ruolo di padrone di casa al giocatore che in questa mano ha realizzato il minor punteggio. Il gioco quindi procederà, come avete già visto, per altri 5 turni, fino al termine di tutte le carte branch. Si potrà passare al conteggio dei punteggi accumulati dalle carte branch di ogni giocatore ed assegnare il titolo di vincitore. Ed ora cerchiamo un po' di fare il punto su questo titolo e sul suo reale valore, ovviamente per quanto riguarda il sottoscritto. Allora, questo gioco è sicuramente un gioco molto divertente, un gioco dall'assunto molto semplice, unisce un po' le dinamiche classiche del 7,5 per capirci, con invece tutta la questione dell'asta che avete visto essere interessante e che apre delle possibilità interessanti anche in termini di bluff e in termini di appunto profondità dell'approccio o del rischio. È un gioco che funziona molto bene, sia giocando con pochi amici che con molti amici, ma aumentando soprattutto il numero dei giocatori, avvicinandoci quindi alla soglia di 6-7 giocatori, cambiano le sue dinamiche, rendendo il gioco un po' più competitivo e un po' più strategico, un po' più da giocatori esperti, diciamo così. Questo perché aumentano le probabilità di prendere 0 punti e quindi di aumentare il distacco dagli altri giocatori e rischiare di conseguenza di risultare fuori gioco in poche mani. Ma il titolo resta comunque perfettamente fruibile, quindi si può giocare tranquillamente anche in 6-7 giocatori senza rischiare di finire in situazioni da frustrazione. Anzi, parlare di frustrazione insieme a questo gioco risulta essere totalmente impossibile. E poi il titolo è proprio congeniato bene, perché sia la prima fase di gioco in cui stiamo accumulando mostri funziona bene, l'uso delle carte Midnight, che è presente ma limitato nel numero delle carte e della possibilità di utilizzarle, rende il gioco sicuramente interessante e aggiunge all'interno dei 6 turni totali una strategia ulteriore, in cui magari nelle prime partite andrete più tranquilli, vi sentirete di azzardare un po' di più, questo perché avete la sicurezza di poter utilizzare qualche carta Midnight per magari mettere una pezza, ecco, chiamiamola così, alle situazioni più disperate, e invece più andrete avanti, più comincerete a giocare in modo oculato, più cercherete di fare delle scelte più mirate. E funziona bene anche l'utilizzo della carta fantasma, il nostro jolly, chiamiamolo così, che ancora una volta è bilanciato bene all'interno del gioco, infatti è una delle carte meno presenti, ma che comunque salta fuori in ogni partita in più momenti, e in questo è aiutato dal fatto che il mazzo va a ad esaurimento.
movimento e quindi dovremmo continuare a giocare tutti i mostri fin quando non li avremo terminati. Ed al contempo la sua presenza apre delle possibilità strategiche e aumenta la probabilità di certi rischi, aggiungendo quindi un pizzico di pepe e di difficoltà anche nei conteggi magari dei numeri dei nostri avversari. Ed al contempo, mettendoci alle volte in situazioni abbastanza scomode, funziona molto bene anche la seconda fase, la fase dell'asta, in cui la scelta del tavolo diventa una questione importante, in cui la possibilità di bluffare anche solo nel perdere un po' di tempo prima di decidere su quale tavolo andare, anche solo nella faccia da poker, nel fare i conteggi a voce alta magari per cercare di indirizzare un po' il gioco degli altri, tutte queste dinamiche possono essere interessanti e possono dare soddisfazione anche ai giocatori più agguerriti. In tutto questo vanno poi considerate altre due cose, proprio ai fini di come funziona il gioco. Da una parte, il bilanciamento delle carte interne è sicuramente ben fatto e funziona alla perfezione. A questo poi si unisce la dinamica della candela del padrone di casa che si sposta, che quindi più che altro tende a bilanciare un po' il titolo, soprattutto nei confronti di chi magari sta giocando un po' peggio. La combinazione quindi di tutti questi elementi funziona, come dicevo, benissimo, restituendoci quindi un gioco di carte che non è semplicemente un'asta, che non è semplicemente un 7,5, ma è un ibrido sicuramente interessante e piacevole. Un gioco che quindi mi sento di consigliare per qualunque serata spensierata, in cui appunto magari non volete mettere su un gioco da tavolo classico molto ingombrante che richiede molta energia e molto tempo, o magari avete un gruppo di amici che non sono così avvezzi a quei giochi da nerdoni, diciamo così. È un gioco che quindi si presta bene, poi è piccolo, quindi lo potete portare in vari contesti, in una scampagnata, per le cene di Natale, per le recenti feste che ci saranno, insomma, si presta bene in gruppi più o meno grandi e comunque riuscirete a divertirvi, a passare qualche ora piacevole in compagnia dei mostri di Midnight Branch. In definitiva un gioco che mi ha molto soddisfatto, e non parlo solo di me ma di tutte le persone che hanno fatto il test in questo gioco, che ringrazio da subito. Un titolo che ci sentiamo in gruppo quasi di consigliarvi senza alcun problema. Detto questo, ringrazio soprattutto come sempre GamesTime da una parte e Giochi Uniti dall'altra, che ci danno l'occasione di analizzare un po' nel dettaglio questi titoli e di parlarne un po' insieme. Ringrazio voi per la vostra attenzione come sempre e vi invito a seguire il canale, a seguire la pagina Facebook e a seguire la rubrica di Gers sul sito GamesTime. E come sempre vi invito a commentare qui sotto, a mettere un like qualora tutto questo vi stia interessando e chissà, magari anche a consigliare qualche titolo da giocare per il futuro. Vedremo un po' cosa potrebbe saltare fuori. Detto questo, vi auguro delle buone feste visto che siamo in tema e magari anche qualche bel regalo a tema giochi da tavolo, che potrebbe essere un'ottima idea. Qui ne abbiamo già analizzati tre, quindi avete qualche consiglio da parte mia. Detto questo, ci si rivedrà l'anno prossimo ormai con i prossimi giochi. Quali saranno? Sarà il tempo a dircelo. Ciao ragazzi ed alla prossima!